ragazzi, come va? Io sono Lethnox e oggi risolveremo il cubo di Rubik 2x2. Quello che farò più specificamente sarà risolvere il cubo di Rubik mentre parlo con voi. Vi spiego un po' i metodi che utilizzo io e le strategie che cerco di usare per risolvere il cubo. Ovviamente questo è molto semplice e sarà molto breve il video, però per cominciare per me va benissimo. Poi più avanti risolveremo cubi molto più complessi, per esempio questo 6x6, perfettamente, o anche questo Rainbow in equilateral, però questo saranno altri video, un video per ogni cubo. E ricordate una cosa molto importante, questo non è un tutorial. Più avanti farò tutorial di cubi, come risolvere diversi cubi. Però questa è una serie in cui semplicemente parlo con voi e vi spiego un po' le mie strategie per quelli che già sanno risolvere cubi di Rubik. Semplicemente questo, va bene? Ora risolviamo il cubo. E allora possiamo cominciare. Questi sono i miei due cubi 2x2. So che soltanto due, so che sono pochi per una collezione di cubi, però va bene, poi arriveranno più di più, lo so. Poi piano piano arriveranno altri cubi. Oggi risolveremo questo di qui. Questo è un Shengshou. Questo invece è un cubo di Rubik per fare un cubo di Rubik 2x2 per fare speedcube, cioè per farlo in maniera veloce, se ce la faccio. Il fatto sta che questo cubo, come vedete, gira in una maniera molto più sgradevole, per dirlo così, gira un po' più, è più duro. Per esempio, io devo fare un giro di questo genere e non ce la faccio. Invece, se devo fare un giro di questo genere qua, pues quello faccio senza nessun problema. E allora, risolviamo questo perché è il primo che ho comprato. E niente, cominciamo. Per cominciare, un cubo di Rubik, a me sempre piace risolverli o cominciarli dalla faccia bianca. Perciò faremo questo. Cercheremo, per esempio, un angolo che abbia blu, cioè bianco-blu. Per esempio, questo. E allora facciamo così, e facciamo così. E già sono insieme. Ora cerchiamo per esempio quello che abbia il rosso, e questo è il rosso, e questo è il rosso, bianco-rosso, bianco-rosso. Allora mettiamolo al suo posto. Fatto. Ora mettiamo il terzo, che sarebbe questo. Questo andrebbe qui, arancione qui e verde qui. Facciamo così, aggiustiamo l'angolo ed è fatto. Ora dobbiamo aggiustare gli angoli di sopra. Quello che farò per cominciare sarà portare tutti i gialli sopra, in questa parte qua. Per esempio con questo algoritmo di qui. Questo si chiama fish, qualcosa del genere, non mi ricordo sinceramente. Ecco, lo faccio due volte e mi serve. Perfetto, questo algoritmo lo faccio due volte in questo caso, o in questi casi che ho avuto, e mi serve perfettamente. Ora farò, come vedete, qui ho il verde-verde, cioè questi sono insieme. E allora devo fare che questo blu venga qua e questo blu venga qua. Con una permutazione tipo T. Una permutazione tipo T è una permutazione che nel cubo di Rubik 3x3 permuta due angoli in questa maniera e permuta due ariste. Siccome il 2x2 è un 3x3 senza ariste e senza centri, la permutazione tipo T semplicemente scambia due angoli e le ariste che non esistono, cioè non si possono scambiare. Facciamo questa permutazione tipo T e abbiamo finito il cubo. Molto molto semplice, come vedete il cubo 2x2 è troppo semplice. Allora, ho voluto farvi vedere questo cubo perché siccome è più duro si risolve in una maniera più lenta e anche se sto parlando riesco a farlo più lentamente. Proviamo a fare questo, anche se io non sono uno speedcuber, però mi piace ogni tanto girare un po' il cubo così velocemente. Proviamo a risolverlo fra virgolette velocemente e niente, cominciamo. Allora, questo qui, questo ha fatto, facciamo così. E facciamo così. Questo serve a un altro tipo di algoritmo che mi permette di orientare gli angoli di sopra. E abbiamo finito. 2x2, fatto. E questo sarebbe tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo risolto il cubo di Rubik due volte, invece di una, due volte, per non fare il video così breve. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se è così, lasciate un mi piace. Qualche commento, se avete qualche dubbio o qualche proposta da porre. Da mettere lì sotto e così la leggerò. E niente, io me ne vado. Ci vediamo un altro giorno. Adios.